edizione decima quinta dal campo sito presso e contro la città di Taranto, dato per le mani di noi Ladislao, per grazia di Dio, re di Ungheria, di Gerusalemme e di Sicilia, di Dalmazia, Croazia, Rame, di Serbia, Galizia, Podomeria, Umania e Bulgaria, conte di Provenza, di Fulcalpier e di Piedmonte, a tutti e a chiunque leggerà questo documento oggi e in futuro. Per nostra benevolenza verso l'Università e gli uomini del Principato, vogliamo confermare subito i nostri fedeli e amatissimi, i quali ritornarono alla nostra obbedienza e fedeltà. Dichiariamo l'Università e gli uomini della terra del Principato esenti e totalmente liberi dai vincoli feudali, e per grazia speciale li accogliamo, li ammettiamo e li riteniamo sotto il nostro principale dominio e sotto la nostra real corona, per godere in avvenire ovunque di tutti quegli onori e favori, esenzioni, immunità, libertà, privilegi e grazie di cui godono e sempre godranno le altre fedelissime nostre terre e città regie e demaniali. Promettendo alla Università e agli uomini di Taranto di non mai alienarli, donarli e concederli ad altro dominante, ma di ritenerli per sempre sotto la nostra dipendenza e corona, confermiamo alla Università tutti gli usi delle acque, dei pascoli, delle franchigie, delle cacce o in qualunque altro diritto territoriale di cui hanno finora goduto in ciascun paese del Principato di Taranto, senza alcun pagamento o prestazione. Confermiamo la nostra autorità e potestà nel presente documento, facendolo munire del nostro Gran Sigillo. Ladislao d'Angiò, re di Napoli, di Ungheria e di Durazzo, conferma al capitolo della cattedrale il privilegio della riscossione delle decime sopra le dogane. Ladislao d'Angiò, re di Napoli, di Ungheria e di Durazzo, ordina agli ufficiali del Principato e all'Università di rispettare la franchigia, di cui godono i sacerdoti secolari e regolari, sul vino, mosto e vettovaglie. Io, vostro fedelissimo servo estreno difensore e gentile da Monterano, vengo al vostro cospetto, qui oggi in tanta letizia, festeggiare e osannare l'eccellentissimo Ladislao d'Angiò, re di Napoli, di Ungheria e di Durazzo, e l'amatissima Maria Benvieni, principessa di Taranto e reina di Napoli. In tanta allegrezza del regal convivio, vengo ad intercedere per quest'uomo in catene misero e reietto. Pur solo ieri, valente e prode cavaliere. Ludovico Maramonte, barone di Campi, fedelissimo di Maria, osò sfidare il campione dell'esercito napoletano per risolvere in un duello il conflitto tra le opposte fazioni. Per Gianni Caracciolo gli ha risparmiato la vita, rimettendola nelle vostre mani, troppa la valenza e il coraggio dimostrato. Lo conduce al vostro cospetto Mastro Rocco delle Calabrie, pronto ad eseguire la condanna secondo la giurisdizione. Vogliano le vostre maestà accogliere tra i sudditi del territorio del Principato questo umile e valoroso servitore.